Seconda parte di Occhio al Sindaco e quindi abbiamo il quarto candidato a sindaco per il comune di Altopascio che è Matteo Tori. Buonasera. Buonasera. Allora, spero che invece di essere quarto si ribalti il risultato. Come si dice, gli ultimi saranno i primi. Va bene, grazie. Allora, Matteo Tori, anche Matteo Tori è una persona molto conosciuta ad Altopascio, però come abbiamo fatto con gli altri candidati anche con lui facciamo la carta d'identità. La sua età? Allora, io sono nato l'8-7-54 a Lucca, quindi ho 61 e mancano pochi giorni a compiere i 62 anni. Allora, auguri. Grazie, grazie. Dove è nato ce l'ha già detto, a Lucca? Sì, sì, sono nato a Lucca. Sono stato civile? Il mio stato civile è coniugato, io sono nato a Lucca, fra l'altro in clinica privata, a Barbantine. Il mio stato civile è sono coniugato senza figli, dal 95. E dove abita? Abita a Monte Carlo, in via San Giuseppe, numero 122. Beh, allora, dare proprio l'indirizzo preciso, non era necessario. Non ci sono problemi, perché io abito fra l'altro, e sono anche orgoglioso di questo, abito in una zona agricola che mi è stata lasciata dal mio babbo, quindi l'ho avuto per successione. Che cosa fa nella vita? Faccio l'informatore scientifico del farmaco da 27 anni, per sempre per la stessa azienda, un'azienda di Milano. Hobby o passioni? Allora, hobby prima ne avevo tanti, ora riesco a farne pochi, però ho l'hobby per l'agricoltura, quindi continuo quella che era il lavoro del mio babbo, che per tanti anni, 40 anni, più di 40 anni, mio babbo si è occupato di agricoltura, faceva quindi l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto e c'aveva anche un frantoio. Quindi a tutto campo, lavorava d'estate nei terreni e d'inverno lavorava al frantoio. Lei ha un contatto diretto con la terra quotidiano? Sì. Mi è stato sempre insegnato che con la terra, questo è l'insegnamento che ho avuto in casa, con la terra si mangia, con il retto non si mangia. Allora, ci racconta anche il suo percorso politico e amministrativo, le sue Allora, esperienze. Io ho cominciato a fare politica a 19 anni, quando mi sono iscritto anche all'università, mi sono iscritto a medicina e contemporaneamente avevo passione per la politica, grazie ovviamente come sempre a personaggi che hanno fatto la politica alto fascio, mi sono avvicinato alla Democrazia Cristiana e sono sempre stato democristiano. Quindi prima ho avuto ho militato nella Democrazia Cristiana, poi quando la Democrazia Cristiana non c'era più, sono stato uno dei fondatori del CCD a Lucca, e poi sono uscito dal CCD quando si è formato l'UDC, dall'Unione del CCD e dell'altro partito di centro, quindi democristiano, e poi ora ho la lista civica da tanti anni. Abbiamo fatto una prima esperienza, una sperimentazione a Monte Carlo con l'amico Alessandro Bernardi, anche lui ex democristiano, nel 2004 e da lì siamo partiti sempre con una lista civica. Lei è stato anche assessore? Io sono stato assessore la prima volta col sindaco Pagni e col mio maestro che era il professor Pratali, che io voglio ricordare che è morto, non c'è più, ma che mi ha insegnato, mi ha insegnato tanto e mi ha formato. E poi successivamente sono stato anche per un accordo politico di centrodestra, sono stato con Marchetti e ho ricoperto l'assessorato alle finanze e bilancio del Comune Altopascio. E attualmente è consigliere comunale? Attualmente sono consigliere comunale con la lista civica, che è nata nel 2001 e che nel 2001 purtroppo abbiamo fallito quindi l'appuntamento perché c'è stato un equivoco, quindi non abbiamo interpretato male la legge, non ci siamo presentati. Nel 2006 mi sono presentato, ho preso il 9% dei voti, nel 2011, dopo 5 anni, ho quasi raddoppiato il voto, quindi il 13%. Allora, fino a questo momento è il passato, adesso parliamo del futuro perché si va verso le elezioni. A queste elezioni lei si presenta candidato a sindaco con il sostegno di? Con il sostegno della Lega Toscana Più, Sicurezza e Libertà, che ha condiviso alcuni punti programmatici che possiamo considerare una lista a tutti gli effetti civica, regionale se non comunale, ha condiviso i nostri punti programmatici ovviamente sulla sicurezza e su altre cose e quindi ha anche condiviso il candidato a sindaco, quindi non ci sono stati nessun problema. Facciamo il percorso insieme, ci confrontiamo continuamente e speriamo che la gente ci dia il voto, per questa volta non per fare l'opposizione ma per governare. Quindi lei è appoggiato da due liste alla fine, la sua liste, e sì. Questa e quest'altra. E lo slogan nostro è quello di cambiare, noi vogliamo cambiare il comune, non solo cambiare facendo cose diverse, ma cambiare proprio all'interno del comune, quindi renderlo più trasparente, una macchina amministrativa più efficace e più trasparente. Quindi il motto della sua campagna elettorale è all'insegna del cambiamento. L'uomo giusto per cambiare Altopascio. L'uomo giusto per cambiare Altopascio. Questo è lo slogan. Ecco, lei ha già detto che già in passato si è candidato a sindaco, ottenendo anche dei risultati soddisfacenti dal suo punto di vista.
Perché continuare a candidarsi? Non sarebbe magari più opportuno per lei cercare un accordo già prima delle elezioni? Noi non possiamo raggiungere un accordo, ci abbiamo provato, questa volta abbiamo provato, io fra l'altro ho scritto molto, in maniera molto chiara in un comunicato, abbiamo provato a fare un accordo di cambiamento col PD, perché ovviamente la lista che sostiene il Fagni sono 23 anni che governa col Marchetti, quindi c'è bisogno, è un po' un'anomalia, non solo in provincia Lucca ma in tutta Italia, quindi noi abbiamo lavorato per fare un accordo. Ci hanno risposto che loro volevano un candidato di partito caratterizzato politicamente e quindi a quel punto lì praticamente siamo rimasti fuori. Abbiamo provato anche, abbiamo fatto degli incontri anche con l'altra lista civica che fa capo a Felice del Sarto, ma ci è stato chiesto un sacrificio che ovviamente l'associazione che mi sostiene, che è Liberato Pascio, ha ritenuto di non dover soddisfare, che era quello di non candidarmi, di non presentare la mia candidatura a sindaco. E quindi il gioco forza abbiamo dovuto fare la lista per conto nostro, anche perché ci sono stati forti spinte e richieste da parte della gente comune. E a me mi trovavano e dicevano: ma ci sei questa volta? Dico sì, ci sono, probabilmente per l'ultima volta, perché ovviamente tutto finisce, tutto ha un inizio, tutto finisce, e quindi anche io non sono più giovanissimo, anche se ho ancora tanta passione e tanta voglia di servire, perché tutti noi, quelli che fanno parte della lista civica Liberato Pascio, siamo tutte persone che abbiamo un lavoro che niente a che fare col comune. Allora, questa è la sua condizione attuale, quindi lei è candidato a sindaco e quindi lei presenterà durante la sua campagna elettorale delle proposte, delle idee per cercare di avere il maggior numero di voti possibili. Ce ne può parlare di queste idee, almeno di quelle più importanti? Allora, innanzitutto noi prendiamo delle persone, per la stragrande maggioranza, nuove. Solo due persone hanno già avuto esperienza, che sono Bernardi Alessandro, che è stato assessore al Comune di Monte Carlo, ma che abita Alto Pascio, e il professor Tiberio, che fa parte dell'associazione. E quindi la maggior parte sono due persone che non hanno esperienza politica, quindi completamente nuove. Per quanto riguarda il programma, il programma non può essere molto diverso rispetto a quello di 5 anni fa, anche perché l'amministrazione uscente non è che ha fatto molto, non ha fatto quasi nulla, quindi noi ripresentiamo correggendolo un po', perché alcune cose le abbiamo ottenute, quindi abbiamo fatto una battaglia per tanti anni per chiudere l'Alto Pascio Servizi, che poi è stata chiusa finalmente con diversi debiti con un derivato, abbiamo fatto la battaglia contro la piscina che era in mano a una ditta camorrista, come si è visto poi, purtroppo non siamo riusciti ancora a risolvere il contratto, c'è sempre un contratto che il Comune ha con questa ditta, e noi cerchiamo di portare avanti alcuni punti che pensiamo siano qualificanti, che migliorino la qualità della vita di Alto Pascio. Alto Pascio è cresciuto tanto in termini numerici, ma la qualità della vita è notevolmente peggiorata. Quindi noi, ad esempio, non punteremo sul consumo di nuove aree, per quanto riguarda l'urbanistica e l'edilizia, ma punteremo al recupero edilizio e soprattutto a dotare gli edifici di nuove tecnologie, in modo tale da ridurre anche l'emissione di sostanze inquinanti, perché c'è bisogno di innovarsi e di andare al passo con i tempi. A uno dei primi punti del nostro programma c'è la sicurezza. Alto Pascio vive in momenti particolari, perché ci sono tanti flussi, per cui c'è anche poca sicurezza, quindi noi abbiamo messo nel punto, come punto qualificante, l'organizzazione del servizio di polizia municipale, che attualmente non è proprio organizzata bene, perché combatte soprattutto gli illeciti amministrativi per quanto riguarda il codice della strada, ma poco fa, se non alcune uscite serali, poco fa per garantire una prevenzione, quindi un controllo del territorio, che secondo noi è fondamentale. Ovviamente pensiamo di istituire anche il vigile di frazione, per quindi anche nelle frazioni c'è questa richiesta di sicurezza, doteremo le scuole di servizi di sorveglianza, quindi telecamere di sorveglianza, perché pensiamo che sia la scuola sia una cosa che deve essere garantita. E poi ovviamente faremo anche interventi sulle zone che sono degradate, me ne vengono in mente due, che sono due Alto Pascio, sono il Parco Aldo Moro, dove la sera è frequentato da persone, non da famiglie. Vorremmo che ritornassero le famiglie, riprendessero il Parco Aldo Moro, che è nato ovviamente per le famiglie, la zona della stazione, che dove la sera insomma c'è dove paura a frequentarla, e la zona anche dell'ex chiesa di Battia Pozzeveri, quindi dove è il cimitero.
sono tre zone che noi abbiamo individuato, che sono zone un po' a rischio e che abbastanza degradate, dove dovremmo fare degli interventi strutturali, soprattutto illuminarle per evitare anche il degrado, perché ovviamente non basta mettere fuori la polizia, ma bisogna anche poi eliminare alcune zone che sono degradate. Da parte vostra, quello della sicurezza è un argomento molto ben sviluppato, sì, ma sì. È stato anche un cavallo di battaglia però dell'amministrazione uscente, però secondo lei allora... L'amministrazione uscente ha promesso, non ha fatto nulla, ha promesso alla tenenza non ha fatto nulla, perché addirittura il progetto per l'ampliamento della caserma, che doveva accogliere la tenenza voleva dire solo un aumento dell'organico, non è stato neanche mai approvato, quindi è fermo nell'ufficio tecnico dei lavori pubblici, quindi ha promesso tanto ma ha fatto poco. Ha fatto poco anche su altre cose. Ecco, al di là della sicurezza, quali sono altri temi che proponete? Ma noi, per esempio, vorremmo sviluppare un'area industriale. Alto Pascio ha bisogno di posti di lavoro. I posti di lavoro non si creano, posti di lavoro permanenti, non si creano facendo aprire fast food o esercizi commerciali al di fuori del paese. Noi pensiamo che il centro commerciale naturale deve ritornare a essere quello che attira gli imprenditori commerciali. Le zone industriali, ci deve essere una nuova zona industriale che noi abbiamo individuato nella zona industriale che c'è già, che è la Badia Pozzeveri, che però dovrà essere servita dalle strade e da ovviamente al terzo lato circolazione, per collegarla direttamente alla zona del Frizzone, dove c'è anche lo scalo merci. Quindi pensiamo che sia quella la zona importante per garantire posti di lavoro alle nuove generazioni. Ecco, le do qualche secondo perché siamo in chiusura, per proporci un altro punto qualificante del vostro programma. Ecco, allora, mi fa piacere questo perché nel programma finalmente c'è spazio anche per gli animali. Non c'è solo spazio per le persone, anche gli animali. Noi vorremmo fare un centro, una specie di casa di accoglienza, di ricovero per gatti abbandonati e maltrattati, e annesso anche un parco giochi per cani. Questo ci è stato fortemente chiesto dalla popolazione. Io, siccome sono un grande amante degli animali, soprattutto dei gatti ma anche dei cani, quindi sono particolarmente sensibile a questa richiesta, che non viene solo dai gatti, viene solo dalle persone soprattutto che amano gli animali. Se posso dire lo slogan che noi abbiamo messo rapidissimo, abbiamo usato uno slogan, che è una frase di Gandhi, che dice che la grandezza e il progresso morale, mi levo l'occhiale perché non leggo con gli occhiali, la grandezza e il progresso morale di una nazione si giudica dal modo in cui tratta gli animali. E quindi questo è anche il nostro motto per questa campagna elettorale. Bene, grazie a Matteo Tori, che è stato nostro ospite, grazie per l'attenzione e buona serata.